Un morto, due feriti gravi, strada bloccata, almeno 2 chilometri di coda. Il bilancio dell'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla superstrada 76 tra Iesi Centro e Iesi Ovest in direzione di Fabriano. A perdere la vita un 52enne di Castelleone di Suasa. Prima la chiusura di un centro massaggi a Marina di Montemarciano, poi la scoperta di altre 2 attività di facciata in realtà Case Squillo, 5 cinesi denunciate dalla squadra mobile di Ancona. Doppio concerto per il Capodanno in Piazza del Papa, sarà la giovane cantautrice Maria Antonietta a salire sul palco, subito dopo il brindisi di mezzanotte per passare poi il testimone ai Meganoidi. Questa sera alle 21.20 la cerimonia è dedicata ai 1000 trapianti raggiunti dalla Regione Marche dal 2005 ad oggi, anticipando di un anno l'obiettivo che si era dato. Domani in campo Fano Fermana Vis, domenica tocca la Samba, anticipano tutte le marchigiane di Serie D, su ETV alle 14.25 e anche la diretta esclusiva di Osimo Stazione Anconitana di promozione. Buonasera da TG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea su Radio Center Music, su ETV ed anche in streaming sul nostro sito internet www.tvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di ETV. In apertura la cronaca, come avete letto ed ascoltato dai nostri titoli, partiamo dall'incidente mortale avvenuto questa mattina lungo la superstrada 76. Un morto, 2 feriti gravi, tante code e disagi al traffico. Il bilancio di questa mattina. Nata terribile. Scende dal furgone in panne e viene travolto. Tragico incidente stradale questa mattina sulla strada statale 76 tra l'uscita Iesi Centro e Iesi Ovest in direzione Fabriano. Il bilancio del tamponamento a catena, che ha visto coinvolti un furgone, un autocarro e un'auto, è di un morto e di 2 feriti, di cui uno grave. A perdere la vita Andrea Conti di Castellone di Suasa, 52 anni, morto sul colpo. Sembra che il furgone della vittima fosse in panne. L'uomo sarebbe sceso per posizionare il triangolo di emergenza quando un autocarro di un'azienda Corriere Trasporti che stava sopraggiungendo lo avrebbe travolto. Coinvolto nella carambola anche il collega della vittima, arrivato in superstrada con la macchina per aiutarlo. Sul posto il 118, la Croce Verde, la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dell'autocarro rimasto incastrato nel mezzo, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico. L'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrettine in ambulanza in codice rosso. Il terzo ferito invece è stato portato al Carlo Urbani di Iesi. Traffico in tilt con la strada rimasta chiusa per diverse ore. Ancora la pagina della cronaca, prima la chiusura di un centro massaggi a Marina di Montemarciano quest'estate, poi la scoperta di altre 2 attività nella provincia di Macerata che nulla avevano a che fare però con i servizi pubblicizzati e nascondevano piuttosto delle case squillo dove all'interno si prostituivano avvenenti signorine cinesi. La denuncia proprio di una squillo sfruttata ha fatto partire 2 indagini con lo stesso comune denominatore. La notifica della chiusura dell'indagine è stata inviata a questi giorni alle indagate, 5 donne cinesi accusate di sfruttamento della prostituzione. 2 sono state denunciate con relativo sequestro per il centro massaggi di Marina di Montemarciano, le altre 3 perché le responsabili di aver diretto altri 2 centri a Corridoni e Porto Potenza Picena. Tutti i risultati essere però appunto case di prostituzione perché al loro interno, a seguito di una perquisizione, sono stati rinvenuti abiti e materiali da utilizzare per prestazioni sessuali. Inoltre 200 invece a Macerata hanno partecipato ieri sera alla passeggiata antifascista. Vediamo. Macerata antifascista! Macerata antifascista è stato uno dei tanti slogan per il corteo di oltre 200 persone ieri sera che si è snodato per l'anello del centro storico di Macerata, via Gramsci, piazza della Libertà, corso della Repubblica e piazza Vittorio Veneto, da dove si era partiti, una passeggiata pacifica che si è svolta in un contesto di attenzione massima da parte delle forze dell'ordine, con tanti uomini di polizia e carabinieri allertati. Siamo il gruppo di Non Una di Meno, sensibilizziamo per quanto riguarda sia sulla violenza di genere che per quanto riguarda la cultura prettamente patriarcale, maschilista e quindi tutto ciò che concerne per quanto riguarda sia la prevenzione che comunque la discussione di genere. Noi siamo antifasciste, antisessiste e antirazziste, quindi ci stiamo per forza. Chi non salta un fascista è...
tanti i motivi della manifestazione, da un'aggressione ad un giovane che sarebbe vicino ai centri sociali, all'autorizzazione per un banchetto di Casa Pound, per finire agli ultimi fatti davanti al tribunale in occasione della prima udienza di Innocent Osegale. Sono successi dei fatti abbastanza gravi a Macerata nell'ultimo anno, quindi mi sembra giusto che le persone si trovino in piazza, quantomeno per solidarietà verso non solo gli stranieri ma anche con alcune persone di Macerata che sono anni che sono attive e che stanno iniziando a subire una serie di provocazioni che secondo me sono preoccupanti. C'è pure chi critica gli organizzatori di tenere alti i toni invece di abbassarli. Sì, infatti la possibilità c'è, bisogna essere bravi e fare le cose bene, essere costruttivi. Questa è stata una serata tranquilla, non mi pare che è successo niente nonostante tutto il dispiegamento di forze, quindi è vero, è una critica giusta, ma per ora non mi sembra che sia attuale, pertinente. Invariato il bilancio precedente, una montagna di risorse per investimenti, un piano che vale 113 milioni di euro per il triennio 2019-2021 e la sintesi del bilancio di previsione della Regione Marche per appunto il prossimo triennio approvato dalla Giunta, che destina degli investimenti per 45 milioni e mezzo per il prossimo anno, 31 milioni e 600 mila per il 2020 e quasi 36 milioni invece per il 2021. Cambiamo argomento, tiene compagnia ai bambini nel momento più difficile in ospedale, quello subito prima di arrivare in sala operatoria. Ecco Estrabot, vediamo chi è nel servizio di Linda Cittadini. Sono qui per accompagnarti alla scoperta del fantastico mondo sottomarino. Incontreremo dottori, infermieri e pesci. Lui è Estrabot e accompagna i bimbi nelle fasi più delicate nei loro giorni in ospedale, anche quando devono salutare mamma e papà e salire in sala operatoria. Un amico che ora entra anche in chirurgia, racconta favole, in particolare quella di un magico mondo sottomarino che a quanto pare è la preferita dai bambini, e si cimenta in balletti dando coraggio e un sorriso ai piccoli del pediatrico salesi di Ancona. Molto innovativo questo accompagnamento che vogliamo fare che con Estrabot, che potrà invece salire in ascensore col suo carrellino e con l'operatore e che quindi può andare con lui e possono continuare insieme il percorso. Riesce ad interagire con loro fino a dentro la camera preoperatoria, laddove non è possibile neanche l'accesso alle mamme. È una barriera che grazie all'equipe medica, alla sua grande collaborazione, siamo riusciti ad abbattere. Al progetto Robot Therapy, in collaborazione con la Fondazione Salesi, hanno partecipato i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro dell'ITIS Marconi di Iesi. In programma c'è anche un TG scolastico per raccontare il progetto di robotica con umanoidi. La redazione è a cura delle scuole ICIFA di Bruno di Marotta e ITIS Marconi Piralisi, con l'aiuto dei robots umanoidi. Noi quattro siamo del reparto informatica della nostra scuola, l'IS Marconi Piralisi. Sicuramente soddisfa molto il fatto di sapere che stiamo portando felicità all'interno in ospedale. Ora siamo pronti per il viaggio insieme in ascensore. Abbiamo scelto sia di grifarlo, dandogli insomma tutto il supporto, diciamo, economico all'azienda, alla fondazione, agli operatori, ma poi di sostenere tutto il percorso di programmazione, di inserimento nei reparti, di interazione con i bambini. Prendiamo ora degli appuntamenti nel comune di Ancona, chiaramente però concentrati sul Capodanno. Doppio concerto, la sede sarà Piazza del Papa, sentiamo. Un Capodanno dal vivo con due concerti che rappresentano l'energia della musica esordiente italiana, con Maria Antonietta, ovvero la giovane cantautrice pesarese Letizia Cesarini, e l'altro il ritmo storico di un gruppo cult nella scena italiana, i Meganoidi. È il menù proposto dal comune di Ancona, cuore della festa, per il quarto anno consecutivo Piazza del Papa. Ancona ribadisce il fatto di voler essere la città che il 31 dicembre sceglie la qualità, sceglie la ricerca, sceglie anche i giovani, però quest'anno con una novità in più, perché rinunciamo a un DJ set corposo per mettere assieme due concerti importanti. La prima artista che si esibisce è Maria Antonietta, che è una cantautrice tra l'altro marchigiana, che ha da poco fatto uscire il suo terzo disco, ha un set anche molto divertente, molto romantico e intrigante, e dopo Maria Antonietta, che è la promessa, in qualche modo anche un gruppo culto degli ultimi 20 anni, che sono i Meganoidi, un gruppo che sa calcare benissimo il palco, che sa far divertire e però sa anche produrre della musica di grandissima qualità. I Meganoidi
quest'anno celebrano i 20 anni dei loro principali successi, ma sono anche usciti l'anno scorso con un nuovo disco. Stiamo ragionando anche su un'animazione per un brindisi un po' particolare in città. È musica dal vivo, è musica di altissima qualità, ma è anche una musica che, insomma, si può piacere a un target molto molto esteso. Taglio del nastro invece al villaggio di Natale di Campagna Amica di Coldiretti in via Castelfidardo ad Ancona. Arriva con 20 stand nel cuore del centro di Ancona, in via Castelfidardo, il villaggio di Natale di Campagna Amica. Panettoni alla visciola, cosmetici, ma anche ortaggi a chilometro zero, olio extravergine di oliva, vino per brindare durante le imminenti festività. Secondo le ultime stime di Coldiretti, quasi 3 italiani su 10 sceglieranno prodotti agroalimentari per i regali di Natale. E se la città chiama, la campagna risponde, con produttori in arrivo da tutta la regione. Abbiamo voluto realizzare quest'anno un villaggio che potesse accogliere i produttori dell'intero territorio marchigiano, dando ovviamente anche attenzione soprattutto a quelle aziende che provengono dall'area colpita dal sisma. E questo sarebbe il quarto Natale in Ancona, gli altri 3 li abbiamo fatti sempre nella terza struttura in Piazza Pertini. Quest'anno con il comune, visto che hanno tolto il cantiere del Metropolita, ci ha dato questa via che l'abbiamo allestita, penso con gradevole successo. Venerdì, sabato e domenica fino a Natale, 3 weekend. Tra gli stand anche uno gestito da Coldiretti Giovani Impresa Ancona, nel quale si potrà firmare la petizione per rendere obbligatoria l'indicazione di origine in etichettatura su tutto il cibo in commercio. Per gli appuntamenti televisivi invece di questa sera su ETV Marche canale 12, quota 1000 alle 21:20, infatti in esclusiva su ETV Marche canale 12 e su ETV Umbria canale 14, la trasmissione integrale della cerimonia dedicata ai 1000 trapianti raggiunti dalla Regione Marche. Il centro di trapianti delle Marche con sede agli ospedali riuniti di Torretta, infatti festeggiato in un incontro pubblico ad Ancona il traguardo dei 1000 trapianti d'organo effettuati dal 2005 ad oggi, anticipando di un anno l'obiettivo che invece si era dato. Noi siamo in chiusura, subito dopo di noi il Meteo Marche Flash e poi le notizie di sport. Arrivederci.